Io sono il presidente dell'associazione Aeropolis, non ve la ripresento, ci siamo già in altre occasioni conosciuti per le iniziative che facciamo sia nell'università ma anche sul territorio e sia per quanto riguarda la comunicazione e il monitoraggio del settore in un momento, a nostro avviso, di transizione ma anche di estrema importanza per il futuro dell'intero comparto regionale della nostra regione. Ci sono in corso processi di ristrutturazione molto importanti che riguardano i grandi player come Finmeccanica. Ci sono, diciamo, in questi giorni sono aperti dossier di grande attenzione anche da parte dell'opinione pubblica, come la nascita del polo delle manutenzioni internazionale a Capo Chino, che tra poco ce ne parlerà il dottor Lettieri, il presidente di Aditec. Ci sono in corso anche da parte di Finmeccanica, per quanto riguarda la Alenia Ermacchi, tutta una serie ancora di valutazioni su quelle che saranno le politiche industriali del lavoro e dei programmi negli asset della nostra regione e pugliesi, che secondo noi in queste settimane, in questi mesi, condizioneranno il futuro dell'intero settore e in questo caso, visto che siamo in questa sede, anche quello vostro per i prossimi 20 anni, perché un programma aeronautico sostanzialmente minimo ha una durata di questo tipo, così come in passato le generazioni come la nostra sono cresciuti su programmi come i grossi programmi della Boeing, poi con quelli con i grossi progetti come l'ATR, adesso c'è bisogno che anche per voi, ma soprattutto per l'industria italiana, perché qua il problema non è creare lavoro solo in Campania, ma definire un progetto dove l'industria nazionale di questo settore trovi una sua collocazione anche per i prossimi decenni. Quello che è anche una svolta che riguarda la governance, che il governo ha deciso di definire per quanto riguarda le politiche del settore dell'aerospazio, in considerazione pure, e questo è bene che ce lo diciamo, di una serie di limiti evidenti che sono emersi negli ultimi anni attraverso il meccanismo della nascita dei distretti regionali, attraverso quindi l'applicazione da parte del titolo quindi della Costituzione, che assegnava alle regioni forse un ruolo ambizioso. Di questi tempi io aggiungo anche in considerazione della qualità della classe politica decentrata, per cui quella che era una grande apertura da un punto di vista anche del meccanismo di governo dell'economia, che si innescava con il titolo quinto, che assegnava alle regioni, per capirci, spazi sulla politica economica e soprattutto sulle politiche industriali e quindi sulla gestione dei fondi comunitari, che sono stati in questi decenni, diciamo, la linfa su cui sono cresciuti in molti paesi europei, da noi un po' meno, forse troppo meno, le economie di quei paesi. Oggi si prende atto di questa situazione negativa che vede, e lo dico subito, vede il nostro settore, l'industria aeronautica, in Europa, per quanto riguarda la presenza sui bandi internazionali per la ricerca, per i finanziamenti alle imprese, non riportare a casa fondi che il nostro paese contribuisce sul piano europeo per lo sviluppo dei settori di alta tecnologia. Significa, tanto per dirlo in due battute, che noi come paese ci permettiamo con la nostra inefficienza e con la nostra inadeguatezza a finanziare praticamente lo sviluppo delle imprese e dei settori di paesi che sono capaci sul piano europeo di portarsi a casa le risorse, in particolar modo nel nostro caso i tedeschi e i francesi, che portano molto di più di quello che danno. C'è il problema che però è fondamentale di definire uno strumento di governance, perché questo è un settore che non può muoversi e svilupparsi in un contesto dove le politiche non hanno dei protagonisti chiari. Ed è uno dei motivi per cui oggi l'industria aeronautica fa i conti con una situazione dove praticamente ci troviamo sia sul piano delle capacità tecnologiche, ma anche sul
per quanto riguarda la capacità commerciale di presenza sul mercato internazionale, è in affanno. Oggi quindi noi dobbiamo avere la capacità di vedere queste cose e andare oltre. E in più, e questo bisogna dirlo in un contesto dove, per avere un po' più chiaro quello che è successo negli ultimissimi anni, noi non possiamo come settore rivendicare neanche un abbandono o un mancato sostegno di politiche pubbliche alle nostre imprese. Negli ultimi anni, e riferisco addirittura in alcuni casi negli ultimi due anni, da parte della Comunità Europea, da parte della Regione Campania, messi sbloccando con bandi, con accordi di programma, su accordi di programma, fondi comunitari, nel caso del DAC, arriverò e chiuderò col DAC, sono arrivati in questa regione 200 milioni di euro. 200 milioni di euro di denaro pubblico non possono non creare occupazione. A consuntivo non possono essere, diciamo, finire nei rivoli dei mille interventi che non creano sviluppo, perché qui è in gioco una classe dirigente. Quando dico classe dirigente intendo dire in senso lato.